Dal bollettino salesiano, aprile 1934, Don Bosco è santo. 1 aprile 1934, festa di Pasqua. Giorno benedetto di gloria suprema e gioia ineffabile. Don Bosco è santo. Il Santo Padre Pio XI l'ha proclamato santo. Rallegriamoci tutti nel Signore celebrando la canonizzazione del nostro amato Padre Don Bosco. Il nostro giubilo non potrebbe essere né più ragionevole né più santo. È vero che l'essenza della santità altra non può essere se non quella stabilita dal Santo dei Santi, e cioè l'amore di Dio e l'amore del prossimo, due amori che si compenetrano in guisa da formarne uno solo. Ogni santo però attua il duplice comandamento della carità unica, secondo la individuale missione ricevuta da Dio. Per San Giovanni Bosco l'amore di Dio e l'amore del prossimo si tradussero nella formula lavorare per la gloria di Dio e per il bene delle anime. E lavorò per questa gloria e per questo bene con una vita intensa di fede e di zelo. Don Bosco, il santo, o parlasse o scrivesse o agisse, il suo spirito non oscillava mai fra Dio e il proprio io, fra il cielo e la terra, ma si slanciava dalla parte di Dio, donde pigliava la norma sicura con cui regolarsi in tutto che avesse ragione di relativo e terreno. Il suo campo specifico fu la salvezza della gioventù mediante l'efficacia della cristiana educazione. Dio sa quanti e quali sacrifici egli si impose per andare in traccia dei giovani più bisognosi di cure sacerdotali o per metterli a riparo da pericoli di ogni genere che ne insidiavano la virtù, o per circondarsi di validi e numerosi ausiliari che gli prestassero mano in opera sì vasta e provvidenziale. Don Bosco sperimentò la felicità degli apostoli che hanno anche patito per amore di Gesù. La santità fa del patire una prova di amore e per chi ama soffrire è godere. Ora io vorrei che riflettessimo bene a una cosa. Dove stette il segreto di santità così eccelsa? Io non esito ad affermare che dobbiamo cercare questo segreto nella sua costante corrispondenza alla grazia. Fin da piccolo Don Bosco rivelò una sensibilità squisita agli influssi soprannaturali che lo sospingevano alla preghiera, ai sacramenti, alla fuga del peccato, a soccorrere spiritualmente e corporalmente il prossimo. Nelle contingenze svariatissime del suo ministero sacerdotale e nelle molteplici imprese a servizio della Chiesa e delle anime, Don Bosco guardò costantemente in alto al Padre dei Lumi, al datore di ogni dono perfetto, null'altro premendogli che di obbedire ai supremi impulsi. Questo è un punto che merita di richiamare tutta la nostra attenzione dinanzi alla santità di Don Bosco. Grazia grande è stata per noi la vocazione alla vita cristiana, grazia destinata a essere seguita da una catena di infinite altre. Non lasciamo cadere in vano la grazia di Dio. Sarà questo il frutto più prezioso di tanta festa. Sacerdote Pietro Ricaldone, Rettor Maggiore della Società Salesiana. Alla prossima domenica. Buona Pasqua nel nome del Signore risorto. Non dimentichiamoci il Rosario e l'Ave Maria nel corso della giornata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
e nell'ora della nostra morte. Amen.